Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. L'essere umano moderno è sulla Terra da 300.000 anni, però solo negli ultimi 70 anni abbiamo sviluppato la capacità di andare nello spazio ed esplorarlo. Il modo più comune di oggi è attraverso l'uso di razzi azionati da combustibile liquido o solido. Questi sistemi di propulsione forniscono l'energia necessaria per superare la gravità terrestre e raggiungere l'orbita terrestre, consentendo così l'esplorazione dello spazio e il lancio di satelliti, sonde e missioni con equipaggio. Tuttavia, vi sono da affrontare limiti di efficienza e velocità. La necessità di promuovere missioni oltre il nostro sistema solare e di rispondere alle sfide ambientali ed energetiche esige innovazioni nella propulsione. E scienziati e ingegneri ci hanno lavorato negli ultimi anni, testando proposte incredibili, una delle quali era ritenuta impossibile, ma è stata appena testata e funziona, cambiando tutto ciò che ritenevamo impossibile. Possibilmente cambierà il futuro dell'esplorazione spaziale. Oggi potrebbe essere un grande giorno in cui speriamo in un futuro molto interessante con una nuova macchina incredibile. Ma andiamo al punto. Tutti quanti conosciamo o abbiamo avuto l'esperienza di avere i capelli rizzi. Ci si rizzano i capelli dal fatto che la carica elettrica si accumula in un oggetto a riposo, sia per attrito, contatto o induzione. La distribuzione ineguale delle cariche genera un potenziale elettrostatico e quel potenziale elettrostatico genera tensione. Molti ingegneri della NASA, come Charles Buller, si chiedevano se potessimo trarne vantaggio dalla quantità di energia prodotta dall'elettrostatica. La verità è che possiamo. Buller è uno dei più grandi esperti di elettrostatica che la NASA aveva nel suo team, oltre ad avere ex membri dell'Agenzia Spaziale Americana come ingegneri e scienziati provenienti da Blue Origin e dalle Forze Aeree degli Stati Uniti, ad esempio ex piloti. La sua esperienza ha aiutato anche a partecipare a programmi come lo Space Shuttle della NASA o la Stazione Spaziale Internazionale o anche il telescopio Hubble stesso. Ed è così che alla fine finì per imbarcarsi parecchi anni fa in una società chiamata Exodus Propulsion Technologies, che lavorava su un nuovo propellente senza carburante. Ora Buller e il suo team di ingegneri hanno scoperto che il nuovo motore basato sull'elettrostatica ottiene impulsi, apparentemente aggirando le leggi della fisica, e tutto grazie a campi elettrostatici che sfruttano l'impulso che si trova nell'elettricità e non in una reazione chimica come fanno i propellenti attuali. Lo avevano già studiato oramai da 2 anni, ma la sorpresa finale ha fatto esplodere la conferenza sull'energia di propulsione alternativa. Buller ha dichiarato alla conferenza che non solo il suo motore ha preso slancio, ma che ha ottenuto abbastanza per superare la gravità terrestre. Se questo è vero, allora la verità sarebbe cambiare il futuro dell'esplorazione spaziale e del mondo. In breve, Buller ha detto: "Il messaggio più importante da trasmettere al pubblico è che è stata fatta una grande scoperta che prevede la conservazione dell'energia. Ma se fatta correttamente, si possono generare forze come niente che l'umanità abbia mai fatto prima. Sarà questa forza che useremo per spingere gli oggetti per i prossimi 1.000 anni fino all'arrivo di quella seguente." Se funziona come dice, questo nuovo motore potrebbe sostituire gli attuali motori chimici e rivoluzionerà completamente l'esplorazione dello spazio nei prossimi anni, non anni, ma secoli, cambiando il mondo. Osservando tutto ciò, la questione che può portarci un po' allo scetticismo è che questo propellente ottiene energia per spingere un veicolo spaziale senza espellere alcun tipo di massa, che a quanto pare verrebbe a saltare le leggi della fisica. Buller afferma che la scoperta è in realtà una nuova forza fondamentale, nel senso che solo i campi elettrici possono generare una forza sostenibile su un oggetto e consentire la traslazione del centro di massa di questo oggetto senza espellere massa. I test effettuati con questo propulsore tra l'inizio del 2022 e il novembre 2023 hanno evidenziato un rapido aumento della spinta, che è passata da un millesimo della gravità fino a raggiungere la piena gravità terrestre. Il che dimostrerebbe che esiste una nuova forza fondamentale e che il suo dispositivo sfrutta quella forza per produrre spinte senza emettere massa né carburante. Quella spinta, dice il fisico, è sufficiente per contrastare l'intera forza di gravità terrestre e uscire nello spazio. Buller ha detto:
Quello che abbiamo scoperto è che i sistemi che contengono una simmetria nella pressione elettrostatica o qualche tipo di campo elettrostatico divergente possono conferire a un sistema con centro di massa una componente di forza diversa da zero. Quindi, ciò che fondamentalmente significa è che esiste una fisica sottostante che può essenzialmente esercitare una forza su un oggetto se queste due restrizioni saranno soddisfatte. Wöhler ha anche commentato che questo motore non sarebbe nemmeno costoso da costruire. Quello che sta cercando ora è un finanziamento per poter utilizzare questo motore nello spazio. Lui stesso si dice scettico nella sua stessa scoperta e sottolinea la necessità di test spaziali per confermare tutto ciò e spera che successivi test nello spazio non solo confermeranno la sua scoperta, ma stimoleranno anche ulteriori ricerche su questa forza fondamentale. Rispetto a tutto ciò, va detto che non è il primo motore simile a questo che viene proposto. Di recente, quando lo volevano testare nello spazio, il satellite che aveva il motore Quantum Drive ha avuto un guasto elettrico ed è andato perso nello spazio. Cosa proverebbe quel satellite che è andato perduto? Proverebbe che l'impulso quantico basato per inerzia non può andare? Chissà se alla fine invece questo nuovo motore riuscirà a farcela. La questione è se questa macchina trasformata in motore sarà il futuro che ci porterà davvero a esplorare il cosmo in un modo incredibile, o sarà soltanto un bluff di Wöhler, oppure funzionerà davvero e siamo in una situazione assolutamente emozionante che cambierà l'esplorazione dello spazio. La verità è che questa proposta è piuttosto interessante e penso che valga la pena provarla nello spazio. Perché se funziona davvero, tra qualche anno, potremmo esplorare lo spazio anche a velocità mai viste prima, con un motore che genera energia in un modo completamente diverso, l'elettrostatica. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.